pubblico impiego, CISL FP, assemblea in tutta Italia per riforma vera. Contratti, 6 dipendenti su 10 senza rinnovo, 700.000 solo nei trasporti, siderurgia, governo convoca sindacati il 29. Un saluto a tutti, ben ritrovati dal nostro TG. Dunque, è partita la mobilitazione del pubblico impiego con assemblee convocate in tutta Italia in risposta ai 44 punti della riforma indicati dal Premier Matteo Renzi e dal Ministro Marianna Madia. I sindacati rispondono con un 45esimo punto e relativo hashtag Renzi rinnova il mio contratto. Ma in attesa di rinnovo sono molti altri lavoratori, per esempio nel trasporti sono 700.000 in attesa di un nuovo contratto, come ci ha spiegato Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL. Per quanto riguarda la siderurgia, invece, una buona notizia: i sindacati unitariamente oggi hanno fatto un'iniziativa per chiedere la convocazione del tavolo al governo. La convocazione è arrivata oggi pomeriggio, come ci ha anticipato Marco Bentivogli al telefono, segretario nazionale della FIM, proprio poco fa. Infine, 22 anni fa, la strage di Capaci in cui moriva il giudice Giovanni Falcone, la CISL non dimentica, come ci ha spiegato Mimmo Milazzo, segretario generale della UST Palermo Trapani. Ma partiamo da quanto dichiarato da Giovanni Faverin, segretario generale della CISL FP, sulle assemblee del pubblico impiego. È una mobilitazione molto importante, soprattutto una risposta a quella che il Presidente del Consiglio chiama consultazione, che per noi invece è soltanto un sondaggio. Per noi la partecipazione è la mobilitazione, parlare con la gente, con le lavoratrici e i lavoratori di una cosa che sta molto a cuore: il futuro nel cambiamento delle pubbliche amministrazioni. C'è una consapevolezza grande delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi stanno manifestando più di 1000 assemblee in tutti i posti di lavoro d'Italia, che la disorganizzazione di tante troppe filiere di servizi e uffici pubblici ormai è voluta e gestita per evitare che le persone che hanno un potere, che svolgono una funzione, che hanno una competenza, che vogliono poter prendere in carico le famiglie, i lavoratori, le imprese e lo sviluppo, non sono volutamente messe nelle condizioni di poter dare questo servizio con qualità, con velocità e con competenza. E se veramente, in maniera rivoluzionaria, quella vera, questo paese vuole costruire elementi di sviluppo e di qualità, non servono sondaggi, non servono semplificazioni, serve un percorso maturo, consapevole, che indichi un obiettivo e di tutte le pubbliche amministrazioni tracci una vera riorganizzazione, dando alla competenza delle persone e non agli affari, a una certa dirigenza e a tanta politica, troppi bilanci da spolpare. Questo è l'obiettivo, che si conclude con una frase, il 45esimo quesito: Renzi rinnova il mio contratto perché 5 anni che è fermo e ne abbiamo diritto. I dati che ha diffuso l'Istat sono la conferma di una situazione che è sotto gli occhi di tutti, almeno sotto i nostri sicuramente da tempo. E non ho difficoltà a dire che nei trasporti, e non credo che sia solo nei trasporti ovviamente, viviamo una situazione di assoluta difficoltà. Io conto con buona approssimazione più di 700.000 persone che lavorano nell'ambito dei trasporti, che aspettano il rinnovo del contratto. È tutto figlio della crisi, è tutto figlio della crisi su due rami: quelli che vivono la competizione e il blocco da pubblico impiego, che per quanto riguarda noi della FIT riguarda i lavoratori dell'ANAS e delle autorità portuali. E quindi a me non meravigliano questi dati, ed è evidente quanto pesi una situazione che si sta protraendo e le difficoltà di scarsa competitività rispetto a un aumento di produttività del sistema paese che dovrebbe essere rinnovato. Io sentivo a Bruxelles l'altro giorno, e sto esaminando per esempio
il patto di libero scambio tra Stati Uniti e Europa, ancora di più metterà in crisi il mondo del lavoro per come noi siamo abituati a trattarlo sotto gli aspetti di contrattazione e di tutela. Stiamo subendo questa situazione e forse dovremmo sforzarci ancora di più complessivamente per poterla affrontare al meglio. L'iniziativa di oggi di Finfiomuil nazionali sul settore della siderurgia e dell'alluminio è molto importante. Da un lato perché il settore della siderurgia e dell'alluminio è strategico per non solo tutta la manifattura ma per l'economia del nostro paese. Dall'altro perché proprio questo settore è lo specchio dei nodi, dei deficit competitivi di tutto il sistema Italia. Costi dell'energia elevati, approvvigionamenti di materie prime, innovazione, importazioni senza standard di certificazioni. Proprio per questo abbiamo chiesto immediatamente che si riconvochi il tavolo per la siderurgia e proprio poco fa è arrivata la convocazione per il 29 in questo mese alle ore 15. Ci auguriamo che non sia una convocazione spot e che il governo dagli annunci passi a un percorso concreto per la soluzione dei problemi. Questa data è una data importante, significativa non solo per la Sicilia ma penso per l'Italia e soprattutto anche per il mondo. È importante continuare nella ricorrenza con la grande partecipazione di massa così come è avvenuto questa mattina, ma soprattutto il ricordo perenne dell'azione fondamentale della lotta alla mafia che ha sviluppato Falcone e Borsellino in Sicilia e direi anche in Italia contestualmente, perché la normativa che poi ne è scaturita è servita a combattere tutte le mafie in Italia, ma soprattutto anche nell'intero territorio nazionale. E per oggi ci fermiamo qui, ricordandovi però che siamo alla vigilia di un'importante scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, a lunedì dunque per le valutazioni e i commenti sui risultati. Grazie per averci seguito e un buon fine settimana.